Nel pieno centro di Taranto, in via Berardi 15, ecco il Mediterraneo Medical Center. Un'equipe dotata di elevata professionalità e con grande esperienza. Dottor Giuseppe Scarlino, direttore sanitario, odontoiatria, ortodonzia e protesi, chirurgia orale, implantologia, medicina estetica. Dottor professor Alfredo Procaccini, otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. Dottor Francesco Ciliberto, dottor Mario Ciliberto, ecografia specialistica. Professor Floriano Beleggia, consulenze mediche, polispecialistiche, urologia. Con Mediterraneo Medical Center metti la tua salute in mani sicure. Senza bavaglio, informazione libera, sempre. La puntata di oggi di Senza Bavaglio intende occuparsi della piattaforma Rousseau, che è in buona sostanza di proprietà di Casaleggio, colui il quale ovviamente ne ha il controllo pressoché assoluto. Associazione Rousseau che farà bei soldini attraverso i 6 milioni, il tesoretto di 6 milioni proveniente appunto dai parlamentari dei 5 Stelle. Esiste infatti lo statuto, il nuovo statuto, il nuovo codice etico che impone, in buona sostanza restringe la comunicazione dei pentastellati alla piattaforma Rousseau. E quindi i pentastellati, per mantenere in piedi questa piattaforma, devono versare mensilmente un contributo. Vi faremo vedere, poi faremo le somme, le cifre, per mostrarvi appunto quanto guadagna la piattaforma Rousseau, l'associazione Rousseau, attraverso i parlamentari pentastellati. Parliamo di 6 milioni in 5 anni. Innanzitutto, diciamo, e quindi vi spieghiamo subito come si arriva a questa cifra. Quindi il ragionamento è questo: questa piattaforma è responsabile della comunicazione del movimento, i parlamentari sono tra virgolette costretti a non usare altre forme di comunicazione, sono ristretti all'uso di questa e devono versare 300 euro al mese. Se si considera che abbiamo 339 parlamentari e si considera, noi vediamo che si raggiunge questa bella cifra di 101.700 euro al mese. La matematica non è un'opinione. Se io infatti moltiplico 300 euro per 339 parlamentari, 300 euro al mese, mi trovo, lo ripeto, 101.000 euro in un mese. Quindi, moltiplicando questa cifra, 101.700 euro per 12 mesi, arriviamo a 1.200.000 euro in un anno. In 5 anni sono 6 milioni. Ma diciamo che Casaleggio ha fatto bingo. Ma intanto parlare di democrazia nei 5 Stelle è un qualcosa di molto ma molto discutibile, perché abbiamo visto già ora che si sono arrivati a Roma i nuovi parlamentari, hanno fatto appunto il loro incontro presso il Parco dei Principi, l'Hotel Parco dei Principi. Beh, già
i pentastellati avevano avuto disposizione categorica di non rilasciare interviste, quindi già un deficit grave di democrazia, e uno dei così cani da guardia circa la comunicazione è proprio uno dei responsabili della comunicazione, tale Rocco Casalino, ve lo ricordate? Rocco del Grande Fratello. Rocco del Grande Fratello è il responsabile della comunicazione, mi pare al Senato, non ricordo bene, dei 5 Stelle. Boh, che dire? Allora, primo punto, difficoltà, impossibilità di potersi esprimere liberamente. E quindi nel momento in cui i 5 Stelle possono parlare solo su quel canale, attraverso quel canale, e per mantenere in quel canale devono versare 300 euro al mese. Ma che strani questi 5 Stelle, che strano anche Casaleggio. Tante volte si parla di meritocrazia, i pentastellati parlano di meritocrazia, e poi morto Gianroberto Casaleggio, che si può condividere o meno la sua posizione, la sua figura, però ha creato una realtà, muore Gianroberto Casaleggio, succede il figlio, quindi al posto suo arriva il figlio Davide, e in buona sostanza arriva ai vertici del movimento, in buona sostanza, per diritto dinastico, non per meritocrazia, come quando muore il re e il figlio arriva al trono. E quindi vediamo questi 5 Stelle che da un lato vogliono apparire disponibili con il popolo, non si fanno chiamare deputato o senatore, ma portavoce dei cittadini, poi però per quanto riguarda la comunicazione vengono tenuti a freno, non possono parlare. Ed è una cosa schifosa che dei parlamentari vengano eletti e poi non possano così esprimersi liberamente. Ma sono dei soldatini a 5 Stelle. E poi vi ricordate la prima adunata 5 anni fa dei pentastellati, che arrivarono così, sembravano tanti Boy Scout, tanti Alice nel Paese delle Meraviglie. Si ritrovarono in un hotel modesto, semplice, all'Esquilino a Roma nel 2013, presso l'Hotel St. John. Ora invece, i pentastellati sono diventati ricchi e fanno una adunata mega galattica alla Berlusconi maniera, come ricchezza del posto, presso appunto il Parco dei Principi, tra soffitti stuccati e tovaglie di fiandra. Insomma, voglio dire, è una realtà strana questa dei 5 Stelle. C'è una realtà al di sopra che sembra quasi il Padre Eterno, Casaleggio, e poi ci sono dei deficit di democrazia, sembra quasi l'Unione Sovietica dei tempi, ricordate, no? I vari Brezhnev e compagnia, in cui non si poteva parlare, moriva il capo dello Stato e nessuno doveva dire niente, si sarebbe saputo solo dopo. Ecco, più o meno come sistema di silenzio assoluto, di dittatura, ci siamo. Siamo proprio al modello al modello sovietico. Il fatto è che tanta gente si è illusa dei 5 Stelle, per carità, non lo hanno fatto in perfetta buona fede, hanno creduto al cambiamento, però se io fossi un parlamentare e dovessi stare lì a fare il soldatino, ad alzare e abbassare la mano, a poter parlare solo quando mi viene concesso e limitatamente all'associazione appunto Rousseau, io sinceramente li manderei a quel paese. Però sapete com'è, a molti
piace, ci mancherebbe stare in Parlamento, 15.000 euro al mese, e per 15.000 euro al mese si può dire anche signor sì a Rocco Casalino del Grande Fratello. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.